Vediamo ora un'edicola sacra che si trova davanti alla casa delle Vestali, tra esse il Tempio di Vesta. Innanzitutto, cosa si intende per edicola sacra? L'edicola era un organismo architettonico di piccole dimensioni che riproduceva la facciata di un tempio e quindi aveva un timpano sorretto da colonne o pilastri e al centro c'era l'immagine della divinità a cui era dedicata. Generalmente erano inserite lungo i muri dei templi, ma anche dentro le case private erano presenti edicole sacre dedicate al culto familiare dei Lari, e dunque denominate Lararia. Un altro tipo erano le edicole chiamate Compita Larum, che si trovavano ai crocicchi delle vie, dedicate al culto dei Lari. Questa edicola vicino alla casa delle Vestali, in particolare, era sostenuta in origine da due colonne ioniche, ma ne resta una sola. L'iscrizione sul fregio ci dice che essa fu costruita per decreto del Senato con denaro pubblico e bolli laterizi permettono di datarla all'età di Adriano, che fu imperatore dal 117 al 138 d.C. Si è pensato che in questa edicola ci fosse una statua di Vesta, tuttavia il piccolo edificio somiglia più ad un compitum, quindi ad un'edicola di crocicchio. Tant'è vero che nei paraggi è stata scoperta un'iscrizione di Severo Alessandro, imperatore dal 222 al 235, che ricorda il rifacimento del compitum del Vicus Veste e che potrebbe essere proprio questo. Dal momento che abbiamo detto che l'edicola è caratterizzata dalle colonne ioniche, ripassiamo come è fatto l'ordine ionico. Il capitello della colonna ionica è caratterizzato da due volute laterali che si sviluppano a spirale, che probabilmente sono la stilizzazione di volute vegetali. Fra esse è posta una fascia decorata, generalmente ad ovuli o perle. E al di sopra c'è un sottile abaco, ovvero un sottile parallelepipedo anch'esso decorato. Andiamo avanti e vediamo il sacello di Venere Cloacina. Davanti alla gradinata della Basilica Fulvia Emilia, di cui parleremo più avanti, c'è un basamento circolare di marmo, sul quale poggiava in origine un piccolo edificio. Si trattava dunque di un sacello a cielo aperto, costituito da un basso recinto circolare, entro il quale sappiamo dalle fonti che erano posti due simulacri di culto, che rappresentavano Venere e Cloacina, che altro non erano che due aspetti della stessa divinità. Infatti il sacello era dedicato a Venere, protettrice della Cloaca Massima, e quindi era un importante santuario connesso con il sistema fognario che in questo punto entrava nel foro. Per questo il sacello dovrebbe risalire all'età dei Tarquini o comunque all'età regia. Accanto a questo santuario si sarebbero svolti due noti episodi della storia mitica di Roma, e cioè la purificazione con rami di mirto degli eserciti romano e sabino dopo la guerra nata a causa del ratto, e l'uccisione di Virginia da parte del padre per salvarne le virtù dalle mire di Appio Claudio, che era il membro più autorevole dei decemviri, cioè il collegio di 10 membri che si costituì per redigere le 12 tavole. Secondo la tradizione, questo Appio Claudio, che era un uomo ambizioso, che addirittura mirava la tirannide, aveva puntato a impadronirsi di questa Virginia, che era una plebea. Così, a parte la sua uccisione, si scatenò la rivolta dei plebei, che marciando su Roma posero fine al tentativo tirannico di Appio Claudio. Vediamo ora Idoliola. In questa zona del foro si osserva un'ampia cavità rettangolare, profonda circa 1 metro, e di solito in questa cavità si riconosceva la zona in cui sorgeva l'Equus Domiziani, cioè la statua equestre in bronzo dell'imperatore Domiziano, eretta nel 91 d.C. per celebrare le vittorie dell'imperatore contro le popolazioni germaniche. Questa statua poi fu distrutta subito dopo l'uccisione di Domiziano nel 96 d.C. e dunque conosciamo il suo aspetto solo da una moneta che la raffigura e dalla descrizione del poeta Stazio, contemporaneo dell'imperatore Domiziano. Sappiamo così che sotto una delle zampe anteriori del cavallo, che era sollevata, c'era la rappresentazione del fiume Reno, che segnava appunto il confine con le popolazioni germaniche. Però questa interpretazione dell'area è stata recentemente scartata, perché una ricerca ha stabilito che la statua si trovava più a nord, proprio al centro del foro, in una zona dove si nota che la pavimentazione è stata rifatta. E questi resti sono stati interpretati con Idoliola, con l'area detta dei Doliola, cioè un luogo dove sarebbero stati sepolti dei vasi sacri a Vesta al momento dell'incendio gallico del 390 a.C., probabilmente per sottrarli al saccheggio.
Questi vasi, datati al VII secolo a.C., sono stati infatti trovati dall'archeologo Giacomo Boni nei primi del Novecento, seppelliti all'interno di una teca lapidea. Per il momento finiamo qui, perché il prossimo argomento sarà l'area del comizio, a cui dobbiamo dedicare un po' di tempo, e quindi preferisco rimandare alla prossima. Ciao ciao!